discorso vale un poco anche per la relazione del professor De Grande. Vorrei non so quanti di voi hanno presente, per esempio, un libro del compianto caro scomparso amico Gino Cerrito, sopra La stampa socialista a Messina. Il libro non è in realtà una storia della stampa socialista, ma è una storia di tutta la lotta politica a Messina, dalla unità al fascismo ed oltre. Allora si vede chiaramente questo fenomeno. Tutte le volte che un'iniziativa socialista o nel campo politico partito o nel campo sindacale, Camera del Lavoro, acquista una certa consistenza, tutte le volte sistematicamente Giolitti riesce a infiltrare propri uomini dentro questa organizzazione per farla fallire, riesce a corrompere denaro ballante e suonante, riesce a corrompere i promotori. E allora che cosa accade? Accade che chi in buona fede aveva aderito a queste iniziative socialiste si sposta più a sinistra e ricomincia, dopodiché ricomincia anche la corruzione giolittiana, dopodiché nuovo spostamento a sinistra. C'è una storia in proposito veramente esemplare, una storia messinese esemplare, e è quella di Concetto Marchesi, che incomincia come un blando riformista e approda al Partito Comunista dopo tre successive delusioni. Cioè molta, giustamente Antonio ha messo in luce la tensione morale spesso di questi socialisti meridionali, caratteri veramente esemplari. Allora, agli uomini integri, questa prassi corruttrice su uomini integri ha l'effetto infallibile di proiettarli più verso posizioni rivoluzionarie. E direi la cosa è importante non solo in se stessa, ma direi, ecco, e qui aprirei un punto interrogativo, non sarei in grado di rispondere. La grande massa degli immigrati italiani negli Stati Uniti era composta di meridionali. Questi fenomeni tipici del socialismo meridionale italiano hanno o no avuto effetti anche negli Stati Uniti? Io sospetto sì. IWW, la affluenza italiana, che vuol dire meridionale, nell'IWW, probabilmente è una conseguenza diretta o indiretta di questi contraccolpi. E fino a qua, qui siamo a Boston, città di Sacco e Vanzetti. Signori, questa è la realtà. E fino a che punto le vicende dell'anarchismo italo-americano sono 100% frutto di ideologie di tipo bakunista, libertario anarchico, e in che misura non si tratta forse di estremismo maturato in ambito socialista? Per esempio, cito un nome solo e chiedo ai colleghi americani se mi sbaglio, Carlo Tresca, più popolare tribuno della plebe di New York. Carlo Tresca, era egli tutto anarchico o non era in realtà un socialista rivoluzionario? Guardate che Giolitti è arrivato per corrompere e paralizzare i suoi avversari a favorire in maniere indecenti la rottura della massoneria italiana, lo scisma massonico del 1908. Ho avuto occasione di vedere dei documenti massonici da cui risulta chiaramente che Giolitti usò la diplomazia, organo dello Stato italiano, per fare campagna negli Stati Uniti a favore degli scissionisti, perché questo stroncava
i blocchi del popolo in Italia. Fino a questo punto è arrivato il governo Giolitti, era davvero il ministro della malavita, non era una esagerazione giolittiana. Nell'Italia meridionale era il ministro della malavita. Se poi volete, ho ancora nel sacchetto altre storielle piccanti di questo genere. Grazie, ho parlato troppo. Thank you, Professor Spini. I'm getting all kinds of motions in the back of the room that we must take our break. We're very fearful, now. Mr. Chairman, that you'll never catch up. The second panel was to begin at 10:30, and we're an hour beyond that now. If we could have a quick break, come back in here, then I think we can move along, and that would be good. Thank you very much. Okay, thank you, and thank participants. A very short break, and we'll reconvene. Thank you. Which is on interruptions, the rise of fascism. The chair is Claudia Segre, who is a professor of history at the University of Texas in Austin, currently doing research on aviation history in Washington, D.C. Professor Segre has written two well-known and well-regarded books on the history of fascism, one published by the University of Chicago, called Fourth Shore, which is about the Italians in Libya during the fascist period. And the other one, an excellent biography of Italo Balbo. Professor Segre. Well, again, I want to add my thanks to Spencer for inviting me to this session. I think one of the things that impressed me most was that I was going to be here among so many old friends. And I'll be making some new ones. So it's been a pleasure, not only an intellectual one, but also a social pleasure to be here. And I thank him. Our session this morning now, which is going to end promptly at 1 o'clock, because il pranzo ci aspetta, se non ci siamo, il pranzo non ci sarà. Our session is Interruptions, the Rise of Fascism. Our first speaker is my old friend Giovanni Sabatucci from the University of Macerata. Giovanni is a professor of contemporary history there. He's worked on themes of nationalism, on war veterans, on the crisis of the liberal state, and he has written for L'Espresso, for Corriere della Sera, and currently is working on a three-volume study of the Partito Socialista during the interwar period with Zefiro Ciuffoletti and Maurizio degli Innocenti. It's going to be published by La Terza. So Professor Sabatucci is going to talk to us on the PSI and the post-war crisis. Grazie. La storia che io dovrei raccontare è una storia di pochi anni e di molti fatti e drammatici. Pensate, in un arco di tempo straordinariamente breve, tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la metà degli anni 20, o addirittura potremmo anche prendere come termine finale il 22, il Partito Socialista Italiano vive un concentrato di esperienze drammatiche, una successione di successi e di sconfitte che non ha paragoni nella storia di questo partito, che pure ha una storia travagliata, e forse direi nella storia di altri partiti. È una storia questa del Partito Socialista nella crisi del primo dopoguerra, che da un lato si intreccia con la crisi dello Stato liberale italiano e la condiziona, ne è parte. Dall'altro si inserisce invece nel quadro della scissione del movimento operaio internazionale e più in generale di quella che è stata definita la guerra civile europea, che comincia con l'ottobre del 17. Innanzitutto vediamo le tappe essenziali di questa crisi, di questa vicenda. Alla fine della guerra il Partito Socialista è un partito sicuramente indebolito, fortemente decimato nei quadri, negli iscritti e anche emarginato dalla scena politica nazionale a causa del suo atteggiamento di opposizione alla guerra. Ma proprio per questo
forte di un prestigio fra le masse proletarie che gli viene appunto dal suo atteggiamento di rifiuto intransigente della guerra stessa. In questa situazione il gruppo dirigente massimalista del partito fa una scelta estremamente radicale. Anziché cercare di superare le fratture ereditate dalla guerra e di reinserirsi nel gioco politico parlamentare, decide invece di privilegiare la propria diversità e punta tutte le sue carte su un'ipotesi rivoluzionaria strettamente legata, modellata sull'esempio sovietico dell'ottobre del 17. Sulla base di questo progetto, che poi come vedremo è più annunciato che perseguito coerentemente, il partito ottiene consensi vastissimi, moltiplica i suoi iscritti, vince le prime elezioni politiche del dopoguerra, triplicando i seggi che aveva nel 1913 e diventando il più forte partito italiano in termini relativi. Consolida le sue posizioni nel potere locale e coglie i frutti politici della grande ondata di lotte sindacali del biennio rosso, del biennio 19-20. Quando però, diciamo fra la fine del 20 e l'inizio del 21, il ciclo di lotte si esaurisce, comincia il riflusso, allora noi vediamo che il PSI è tutto sbilanciato ancora sulla sua strategia rivoluzionaria, sulla strategia di contrapposizione frontale allo Stato e alle sue istituzioni. E questa strategia non cambia nemmeno dopo la scissione anomala di Livorno. Dirò poi perché è anomala, perché si può considerare anomala questa scissione, cioè quella che vede il distacco dell'ala più conseguentemente e coerentemente rivoluzionaria e filo-bolscevica. E non cambia nemmeno la strategia dopo le prime avvisaglie, anzi dopo i primi episodi anche importanti, dell'offensiva squadrista del fascismo che poi si prolunga per tutto il successivo biennio 21-22. A questa offensiva, che colpisce con sistematica violenza le basi reali del movimento e le basi del potere socialista e ne sfrutta anche le contraddizioni e le debolezze interne, soprattutto nell'area padana, quelle debolezze e quelle contraddizioni a cui ha fatto riferimento prima Landolfi parlando di Argentina Altobelli. A questa offensiva il partito massimalista non è in grado di opporre una risposta politica perché è bloccato dalle sue pregiudiziali ideologiche. La componente riformista, ovvero la minoranza del partito, che avverte, anche se con molto ritardo, la necessità di uscire dalla gabbia dell'intransigenza, resta minoritaria, appunto, e in qualche modo prigioniera di questo partito. Si decide a uscire dall'intransigenza e poi dal partito solo con l'estate, autunno del 1922, la scissione di Roma, avvenuta poco prima della marcia su Roma, quando appunto è troppo tardi per influire sull'esito della crisi politica italiana. Alla fine del 22 Mussolini è al potere e la situazione del Movimento Socialista Italiano è completamente capovolta rispetto a solo 2 anni prima. Al posto di un grande partito, che era al culmine della sua ascesa, nella fase più alta, diciamo così, del suo sviluppo, abbiamo 3 partiti di forza più o meno equivalente, lo vedremo poi con le elezioni del 24, 3 partiti divisi fra loro, e tutti e 3 completamente fuori dal gioco politico. Il PSI massimalista, cioè il PSI, il vecchio PSI, il partito riformista, ovvero il PSU, il Partito Socialista Unitario, e il Partito Comunista d'Italia, nato a Livorno nel 21. Di questi 3 partiti, tra l'altro, proprio il PSI è il meno vitale, in quanto custode di un patrimonio ideologico di intransigenza che ormai è esaurito, non ha più molto senso, e a sua volta è diviso il PSI in questo periodo fra i difensori della tradizione intransigente e invece i terzi internazionalisti, ovvero i fautori della confluenza nel Partito Comunista d'Italia. Dopo l'elezione del 24,
che vedono la forza elettorale dei tre partiti tutti insieme più o meno dimezzata rispetto a quello che era il solo Partito Socialista nel 19, e dopo la crisi Matteotti l'attività dei partiti socialisti si riduce forzatamente a una battaglia sfortunata per difendere ciò che resta degli spazi di libertà. Spazi che si riducono, di libertà politica e di libertà sindacale, che si riducono fino a scomparire, come sappiamo, del tutto. A questo punto il Partito Socialista è sradicato, i partiti socialisti meglio, li troviamo sradicati dalla realtà politica italiana, separati dalla loro base sociale, costretti a trasferire i loro gruppi dirigenti all'estero e affidare le loro speranze di rinascita a eventi che non sono in grado di provocare. Quindi nella condizione di chi ha perso tutto, e ha perso molto perché aveva molto, ed è costretto a ripartire praticamente da zero. Questa, in estrema sintesi, è la storia. Ecco, le cause di questa disfatta, che ha segnato in modo indelebile la storia anche successiva del Partito Socialista, anche nel dopoguerra, anche dopo la ripresa della lotta politica, sono molte e sono naturalmente complesse. Le responsabilità ovviamente non si possono attribuire esclusivamente ai socialisti italiani e alla loro politica, ma io credo che chi studia la storia del socialismo italiano, come già scriveva Angelo Tasca nella famosa conclusione di Nascita e avvento del fascismo, nel 1938, che chi studia il Partito Socialista, il Movimento Socialista, è giusto che concentri la propria attenzione proprio sulle colpe e sugli errori del Partito Socialista, anche a costo, come diceva Tasca, di rendersi colpevoli di ingiustizia verso il movimento operaio italiano e verso le figure dei suoi dirigenti. Ci si deve chiedere in particolare quali furono le cause, quali i motivi contingenti che spinsero il partito su una strada così divergente da quella imboccata, pur con molte incertezze, dalla maggioranza del socialismo europeo, e che impedirono ai socialisti italiani di sciogliere alcuni nodi fondamentali, fra cui più importante di tutti quello relativo al rapporto fra socialismo e democrazia. Io credo che la scissione del Movimento Operaio Internazionale, cui ho fatto cenno prima, quella che comincia in pratica con l'ottobre e poi si concretizza anche nella formazione della nuova internazionale comunista e dei partiti comunisti che ad essa si richiamano, in particolare in Francia, Italia e Germania. Ecco, questa scissione del Movimento Operaio Internazionale, accanto a molte conseguenze ovviamente tragiche, però ha avuto un effetto, almeno un effetto positivo, e cioè un effetto chiarificatore, quello di separare da una parte i fautori della presa violenta del potere e della dittatura del proletariato, ovvero i comunisti, dall'altra i sostenitori invece del riformismo gradualista, ovvero i socialisti democratici, come da allora cominciarono a chiamarsi. Cioè allora la parola socialdemocrazia, che prima era una sorta di sinonimo della parola socialismo, assume il senso pregnante che ha avuto poi in seguito. Insomma, costringe questa scissione il socialismo democratico a riconoscersi come tale, a riscoprire il valore delle istituzioni rappresentative e a portare avanti, anche se con molte contraddizioni, quel processo di integrazione nelle varie realtà nazionali che in altri paesi era stato già avviato durante la Grande Guerra, con la partecipazione dei socialisti ai governi di unità nazionale. In Italia no, come vedremo. Insomma, la rottura del 17 determina, o quantomeno affretta, questo processo di separazione. In Italia invece questo non accade. L'auspicio che fu formulato da Treves al congresso di Roma del 22, i socialisti coi socialisti, i comunisti coi comunisti, non si realizzò, o si realizzò troppo tardi, si realizzò quando parlava Treves, era già l'ottobre del 22, come sappiamo. E
questo sicuramente fa sì che il Partito Socialista Italiano rappresenti e continui poi a rappresentare per molto tempo ancora un caso anomalo nel quadro del socialismo europeo. Io non sono favorevole al parlare eccessivamente di anomalie quando si parla di fatti storici, nel senso che ogni caso è anomalo rispetto agli altri. In questo caso però, nel caso della storia del socialismo italiano, penso che l'espressione anomalo o anomalia si possa usare, perché c'è uno scostamento molto netto da un modello, che non è certo un modello sempre valido e sempre perfetto, ma che comunque esiste, e che è quello delle socialdemocrazie europee. Ecco, all'origine di questa anomalia c'è un fenomeno che ha radici profonde, come è stato detto anche stamattina, nella storia del movimento operaio italiano e nella storia d'Italia in generale, e questo fenomeno si chiama massimalismo. Il massimalismo in senso lato, da programma massimo, etimologicamente si parla di massimalismo per designare coloro che privilegiano in modo magari esclusivo il programma massimo rispetto a qualsiasi forma di gradualismo e appunto di programma minimo. Ecco, il massimalismo inteso in senso lato non è un fenomeno solo italiano, questo è ovvio. Abbiamo avuto massimalismi in tutti i movimenti operai mondiali. Io credo però che in nessun paese il massimalismo ha avuto l'importanza, la persistenza e la capacità di egemonia che ha avuto invece in Italia. Le radici storiche, i caratteri in qualche modo permanenti del massimalismo italiano sono stati indagati, e io credo molto acutamente, da Roberto Vivarelli in vari studi degli ultimi anni. Vivarelli ha messo in risalto il legame che esiste fra il massimalismo e una tradizione che è italiana, che è quella mazziniana repubblicana, basata sul rifiuto radicale dello Stato monarchico e in generale poi su una prospettiva di tipo palingenetico, millenaristico, che è fortemente presente nella storia del movimento repubblicano, mazziniano, eccetera. Ora dobbiamo anche pensare che molti leader socialisti hanno fatto le loro prime esperienze lì, in quelle file, vengono da lì. Sempre Vivarelli ha notato come una forte impronta massimalista fosse presente in uomini e correnti del movimento operaio italiano. Anche qui si può fare riferimento alla Federterra, al movimento bracciantile argentina Altobelli, già citata da Landolfi prima, cioè uomini e correnti che siamo soliti etichettare con la dizione riformista, ma che praticavano un riformismo, diciamo così, abbastanza insolito, con una forte connotazione di intransigenza classista e anche con metodi di lotta che spesso di riformistico non avevano nulla, pensiamo allo sciopero del Bolognese del 1920, ma anche a episodi precedenti. Ecco, in questo senso lato, ampio, il massimalismo è una componente strutturale del movimento socialista italiano, che resta forte sempre, anche nei periodi in cui i riformisti hanno la prevalenza, ma che poi diventa vincente a partire dal congresso di Reggio Emilia dal 1912, quando i riformisti si dividono e restano alla guida del partito gli intransigenti. A questa egemonia dell'intransigentismo penso si possa ricollegare anche l'atteggiamento assunto dal Partito Socialista Italiano allo scoppio della Grande Guerra, cioè l'atteggiamento di rifiuto della guerra. Un rifiuto che io non penso, come altri hanno pensato, che potesse essere invece sostituito da un atteggiamento di adesione, anche perché, senza stare ad affrontare un tema che da solo ci porterebbe troppo lontano, ma la posizione dell'Italia rispetto alla Grande Guerra era diversa da quella della Francia e da quella della Germania. Una partecipazione popolare alla scelta interventista era in effetti abbastanza difficile da concepire nel 1914. Comunque sia,
quali che ne fossero le origini, la scelta neutralista del Partito Socialista sicuramente ribadisce questa posizione di estraneità del movimento operaio, di separatezza rispetto alla comunità nazionale, alla politica nazionale e anche rispetto agli altri partiti socialisti europei. Ecco, fin qui parliamo del massimalismo come costante del movimento operaio italiano, ma se si insiste troppo su questo punto si rischia invece di trascurare la specificità del massimalismo propriamente detto, perché ripeto, l'espressione massimalismo è un'espressione generica che sembra in Italia abbia cominciato a circolare intorno al 1910-1911, ma il massimalismo vero, quello che viene così definito e che si autodefinisce come tale, loro stessi si chiamavano massimalisti, in realtà è quello che prende forma nel 17-18 dopo la rivoluzione di ottobre e che si distingue dal vecchio intransigentismo di Costantino Lazzari, per esempio. Dov'è la differenza? Anche il vecchio intransigentismo, la vecchia sinistra rivoluzionaria, si chiamavano intransigenti rivoluzionaria, questo era il nome della corrente, ecco, anche loro avevano dato al partito una forte connotazione classista, antisistema diremo oggi, ma non li avevano impedito di svolgere pur sempre un qualche ruolo nella vita politica nazionale, di essere un partito della seconda internazionale. Bordiga diceva ironicamente, in senso peggiorativo per lui, il miglior partito della seconda internazionale. E non gli aveva impedito di svolgere un certo ruolo anche all'interno delle istituzioni liberali, in un rapporto che certo era conflittuale, ma non impediva una certa convivenza. Il mito della rivoluzione socialista, che era forte, ben presente per la vecchia sinistra del partito, era qualcosa che stava lontano, che stava sullo sfondo e che aveva la funzione di bloccare ogni possibile processo di integrazione e di compromissione con lo Stato borghese. Ma era un'idea limite. Con l'ottobre-novembre del 17, la rivoluzione non è più un mito o un'idea limite, è qualcosa che c'è, che si sta facendo altrove e con cui bisogna confrontarsi subito. Non è più una formula ideologica, ma è un modello a cui adeguarsi. E il modello è quello della rivoluzione russa, è quello dei bolscevichi. Tra l'altro, con una forzatura linguistica, accade che i massimalisti usino lo stesso termine per definire se stessi, ovvero la corrente rivoluzionaria del partito, e i bolscevichi, che vengono chiamati massimalisti giocando un po' sull'equivoco fra massimalista e maggioritario. Nella stampa socialista dell'epoca si trova i massimalisti russi, per dire i comunisti. Ora, chi legge i documenti del partito in quel periodo, negli anni fra il 18 e il 20, è colpito dalla carica estremistica degli enunciati, dal ricorrere continuo di riferimenti alla violenza, allo scontro cruento, al cozzo finale, anzi al cozzo supremo, dicevano loro, e dal rifiuto sprezzante di qualsiasi istituzione rappresentativa riconducibile alla democrazia borghese, fosse locale, fosse nazionale. Ancora dalla franchezza quasi disarmante con cui si afferma che quegli istituti della democrazia rappresentativa sono dei fortilizi del nemico che bisogna conquistare esclusivamente per poi distruggerli, per piantarci la bandiera e per costruire al loro posto qualche cosa di completamente diverso. È vero, è stato detto tante volte, questo estremismo era molto più di parole che di fatti, ma questo non attenua, per certi aspetti attenua, per altri aspetti aggrava forse la responsabilità dei massimalisti, perché quelle formule, quegli slogan, se non si tradussero in azione concreta,
in un piano organico di conquista del potere, certo diedero il tono alle lotte politiche e sociali di quegli anni e introdussero nella politica italiana un elemento di spaventosa, direi, radicalizzazione. Per avere un'idea, noi dobbiamo pensare a quelli che erano gli slogan più incendiari del 68 e immaginare che quegli slogan fossero fatti propri non da gruppetti di giovani studenti, ma dal più grande partito italiano, che è una cosa che fa abbastanza paura a pensarci. Quindi ci fu questa radicalizzazione. Furono suscitati timori, feriti degli interessi, delle sensibilità, inutile qui ripetere il discorso sulla sensibilità patriottica offesa, sugli insulti ai reduci, ai decorati, ai mutilati, eccetera, eccetera. E la prova di questo sta non tanto, secondo me, nella reazione fascista, in sé e per sé, che pure si giovò di tutto questo, ma piuttosto nella solitudine in cui il Partito Socialista si trovò poi a sopportarla, a sostenerla, e in un certo compiacimento che noi possiamo trovare persino in osservatori tutt'altro che sospetti di filofascismo. Ricordiamo soltanto uno, Salvemini, e la famosa formula delle botte mal date ma ben ricevute. Bene, la strategia così passiva e fatalista dei massimalisti che annunciano la rivoluzione senza prepararla e poi non contrastano efficacemente la reazione, non erano soltanto il frutto di una di incapacità o di scarso spessore morale, erano il risultato di una certa cultura, di una certa mentalità. Nonostante la loro infatuazione per il bolscevismo, per Lenin, Serrati e i massimalisti restano quello che erano sempre stati, cioè dei positivisti, deterministi, non hanno nulla di quel volontarismo un po' feroce che caratterizza in genere i leader rivoluzionari. La rivoluzione per loro è un evento naturale e fatale, che deve comunque prodursi per necessità. Il 17, l'ottobre russo, ne ha avvicinato la scadenza, ma sarebbe arrivata lo stesso e comunque arriverà. Che devono fare i rivoluzionari in questa situazione? Ovviamente non devono fare dei colpi di mano, delle insurrezioni, devono essere pronti a quando il momento arriverà. E per essere pronti cosa devono fare? Devono rafforzare il controllo sul partito e sul movimento operaio. Devono tenere il movimento, evitare che si sbandi, che possa cedere a qualche tentazione compromissoria. E quindi accentuare il controllo sul partito e sul gruppo parlamentare, cosa che cercheranno di fare i massimalisti con Bombacci dopo il congresso di Bologna, con qualche risultato. Attenzione però, per Serrati e per la maggioranza dei massimalisti, questo non vuol dire affatto spezzare il movimento operaio e soprattutto non vuol dire compromettere il legame fra il partito e gli organismi di massa che ne rappresentano appunto il polmone, la base reale, il serbatoio elettorale. Non vuol dire abbracciare il modello invece proposto dai bolscevichi, quello del nucleo d'acciaio, del partito di élite. Al contrario, Serrati ha un progetto ben chiaro, che è quello di tenere unito tutto il movimento operaio, la maggior parte possibile con tutte le sue organizzazioni, sulla piattaforma rivoluzionaria. Tanto più Serrati pensa questo nel momento in cui si accorge, siamo nell'estate del 20, autunno del 20, che l'ondata rivoluzionaria sta rifluendo. E a questo punto Serrati ritorna un po' indietro rispetto alle posizioni su cui aveva fatto allineare il partito, assume un atteggiamento più difensivo. Ecco che allora si capisce, in questa chiave, secondo me, il comportamento apparentemente inspiegabile di Serrati, che si dichiara entusiasta, incondizionato, ammiratore dei bolscevichi, ma
quando i bolscevichi li impongono i famosi 21 punti e li impongono di espellere i riformisti, si blocca lì e resiste e rifiuta di eseguire l'ordine. Comportamento che poi porta a questa scissione anomala di Livorno, appunto, e che si spiega non solo con un fatto di orgoglio personale, con il patriottismo di partito, ma soprattutto, secondo me, col timore che Serrati confessa in alcuni discorsi dell'epoca di perdere proprio la base reale e i quadri tecnici del riformismo, i sindacalisti, i cooperatori, gli amministratori locali, quelli che gli assicuravano la base reale. Preoccupazione che i comunisti invece non avevano, perché di quella base reale gliene importava relativamente poco. Quindi la linea dei massimalisti, che pure è una linea che nessuno qua penso si sognerebbe di difendere oggi, però ha una sua coerenza. Secondo me è più difficile spiegare invece il comportamento dei riformisti in questa circostanza, fra il 20 e il 21, intorno al nodo della scissione di Livorno. Io penso, ho scritto e ho detto, che in una prospettiva di lungo periodo i riformisti avrebbero avuto tutto l'interesse a lasciarsi cacciare dal partito, ad affrettare semmai la separazione, ad assecondare il progetto di quelli che li volevano cacciare. E non era difficile, perché fra i 21 punti dell'Internazionale ce n'era uno in cui si indicava nominativamente, con procedura secondo me sbalorditiva, i nomi di quelli che dovevano essere cacciati, e fra questi c'era Turati e Modigliani. Bastava lasciar fare. Certo, i riformisti erano una piccola minoranza del partito, ma come si è detto tante volte, avevano ancora un forte controllo sulle organizzazioni di massa, sulla base organizzata, sui sindacati, sulla base reale. È per questo che Serrati non li voleva fare andare via, ma è per questo che loro avrebbero dovuto andare via, perché avrebbero fatto un partito sicuramente con pochi iscritti, ma neanche il Partito Socialista ne aveva tantissimi allora, nel momento della sua maggiore espansione ne aveva 200.000. Con pochi iscritti ma con molti deputati, come per esempio la Sfiò in Francia, che uscì minoritaria dal congresso di Tours del 1920, ma poi rimase il partito più forte della sinistra. E avrebbero dovuto lasciare che fosse Serrati a vedersela con Bordiga e con gli altri. Perché non lo fecero? Ecco, questo è il problema. Ma intanto bisogna ricordare che nell'immediato dopoguerra anche i riformisti, con l'eccezione direi del solo Turati e di pochissimi altri, hanno una sorta così di sbandamento e subiscono fortemente il fascino della rivoluzione russa, e hanno una specie di complesso di inferiorità nei confronti dei rivoluzionari, che li porta spesso a sfumare le loro posizioni e ad appiattirsi in qualche modo, tant'è che addirittura al congresso di Bologna del 19 non presentano nemmeno una propria mozione, il che è gravissimo. Però, ecco, alla fine del 20, dopo che il massimalismo ha mostrato la sua inconsistenza, con una serie di episodi che adesso non si possono qui ricordare, direi che questo complesso di inferiorità è venuto meno e i riformisti si sentono di nuovo abbastanza forti e credibili. Il fenomeno massimalista tende a esaurirsi, ma proprio per questo Turati e i suoi amici si illudono di poter fare quello che avevano già fatto all'inizio del secolo, negli anni fra il 1906 e il 1908, e cioè riconquistare il partito e riconquistare tutto il partito. Cioè fanno un calcolo analogo e simmetrico rispetto a quello che fa Serrati. Serrati voleva portare tutto il movimento operaio sulle posizioni rivoluzionarie. Turati pensa che se gli si dà tempo riporterà il movimento operaio sulle posizioni riformiste, che erano le sue. Calcolo che forse non era del tutto infondato, perché la tendenza era quella, era la tendenza a un calo del massimalismo invece a un rafforzamento della corrente riformista. Ma ci voleva tempo, ci voleva molto tempo, e il tempo ovviamente non c'era. Perché? Perché nel frattempo è arrivata, si è scatenata l'offensiva squadristica, e questo ha dato un'accelerazione improvvisa e drammatica a tutta la crisi italiana, e il movimento socialista non si deve più porre i problemi della conquista del potere attraverso le riforme oppure attraverso la rivoluzione, ma il Partito Socialista deve porsi il problema di difendersi e di sopravvivere di fronte a un nemico che assolutamente
non era stato previsto, non era stato preso in considerazione, diciamo non era stato studiato. E qui siamo arrivati, e mi avvio alla conclusione, a un altro aspetto fondamentale della tragedia socialista del dopoguerra, e cioè la mancata o tardiva o carente comprensione del fenomeno fascista. Mentre i fascisti conoscevano benissimo i socialisti, se non altro perché molti di loro erano stati socialisti, a cominciare da Mussolini, ma non solo Mussolini, tanti altri, i socialisti non capiscono il fascismo e ne sottovalutano a lungo la forza. Per i massimalisti il problema del fascismo teoricamente è irrilevante, perché se lo Stato borghese, espressione del dominio di classe, è un'organizzazione oppressiva con cui il movimento operaio deve evitare ogni contatto, allora non ha molta importanza in quali forme si eserciti quell'oppressione. In realtà per i poveracci che prendevano le botte dai fascisti era importantissimo la differenza fra le forme in cui si esercita l'oppressione, ma per i teorici del massimalismo no, lo Stato è comunque oppressivo e tirannico, che poi usi il manganello dello squadrista o il manganello del poliziotto non ha nessuna importanza, è uguale. Anzi, addirittura, visto che la reazione fascista ha delle forme particolarmente virulente, questo vuol dire, secondo la famosa teoria del colpo di coda, che lo Stato è in crisi, che lo Stato borghese è in crisi e che quindi deve fare qualcosa di speciale, perché tenta invano di ritardare la vittoria proletaria, che arriverà comunque, e di fronte all'infuriare della tempesta bisogna tenere saldi i propri principi e aspettare che passi la bufera. Questa è la linea dei massimalisti di fronte al fascismo. La linea dei riformisti è diversa nelle premesse, completamente diversa, ma finisce con l'avere degli esiti non molto dissimili. Per cultura, per esperienza storica, loro ovviamente non pensano che lo Stato liberale è tutto un blocco unico, oppressivo. Pensano che invece le istituzioni rappresentative possano essere utilizzate per la liberazione, per l'emancipazione del proletariato. Pensano che la borghesia non è un blocco unico e reazionario. Pensano addirittura che lo schiavismo, l'aggressione armata sono fenomeni incompatibili con la modernità e col vero capitalismo. Però, appunto, visto che il fascismo non è un prodotto fatale della borghesia capitalistica, ma visto che loro non sanno attribuirgli una consistenza autonoma, una dimensione di fenomeno politico autonomo, allora devono ricorrere alle spiegazioni psicologiche. È la nevrastenia della guerra, è un frutto avvelenato della guerra, è la psicosi del dopoguerra, è qualche cosa quindi che si dovrà esaurire, e quindi la conclusione è la stessa: chinare il capo, aspettare che passi la bufera. In realtà i riformisti, proprio perché credono nella positività della democrazia, contrariamente ai massimalisti, perché non sono catastrofisti, loro sarebbero disposti a intervenire nella crisi politica nell'unico modo possibile, cioè appoggiando un governo che sia disposto a restaurare le garanzie democratiche, le garanzie costituzionali. E a spingerli in questo senso è proprio la loro base, quella più colpita direttamente dall'offensiva squadrista. Ma non possono farlo finché sono dentro il Partito Socialista Massimalista, che blocca ogni iniziativa. Quando decidono di uscirne, lo abbiamo detto, è ormai troppo tardi. Ormai i giochi sono fatti, siamo fra l'estate e l'autunno del 22 e Mussolini è alle porte. E quindi la libertà conquistata dai riformisti non serve con la scissione di Roma, non servirà a loro per riaprire i termini della situazione politica. Non servirà a vincere la battaglia del 23 sulla legge Acerbo, per esempio, in Parlamento. E anche la battaglia antifascista, condotta prima e dopo le elezioni da Matteotti, non sempre è appoggiata dalla leadership politica e sindacale del socialismo riformista, che
spesso ha degli atteggiamenti ambigui e compromissori, sempre perché sottovaluta il fascismo e perché lo ritiene un fenomeno transitorio. Ora, ecco, la sottovalutazione, l'incomprensione del fascismo non è certo stata una prerogativa dei soli socialisti. Tutte le forze politiche italiane, comunisti, conservatori, liberali, radicali, hanno commesso errori più o meno gravi nella valutazione di questo fenomeno per il semplice motivo che era nuovo, che non ce n'era mai stato uno prima e che quando andavano a cercare dei precedenti non trovavano dei precedenti. Allora lo facevano riferimento a Bava Beccaris o al bonapartismo o ad altre cose che c'erano state, ma il fascismo non c'era stato mai. Quindi tutti cercano di ricondurlo nelle proprie categorie interpretative e si illudono di poterlo utilizzare o comunque di vederlo scomparire in tempi brevi. E tutti pagano un prezzo più o meno elevato per questo errore. Ma chi paga il prezzo più alto è proprio il Partito Socialista. E non solo nell'immediato, perché è l'obiettivo privilegiato delle violenze squadriste e poi anche della repressione di Stato, ma anche in una prospettiva, diciamo, di più lungo periodo, perché il senso della sconfitta subita continuerà a lungo a pesare sul partito. Ne indebolisce l'azione negli anni della militanza antifascista e nella resistenza, ne rende più difficile il reinserimento in presenza poi di un nuovo concorrente dinamico e giovane come il PC. Insomma, il Partito Socialista torna poi naturalmente, come sappiamo e come vedremo, a essere uno dei protagonisti della politica italiana, ma non recupera mai appieno quell'insediamento, quel radicamento nella società che aveva costituito la sua peculiarità e la sua forza nel suo primo trentennio di storia. Grazie. I want to thank Giovanni for that stimulating discussion about the tragedy of the Socialist Party and that scar that they never quite overcame. The comment is going to be from Thomas Rowe, my good friend Thomas Rowe, a research fellow with the Agnelli Foundation in Washington and a lecturer in Italian politics at the Johns Hopkins University. And also the organizer of a wonderful conference last fall in Washington on the relationship, the cultural relationships between Italy and the United States. If you didn't get to see it, if you didn't get to be at the conference, I hope the proceedings will be coming out. Tom Rowe. I hope they'll be coming out too. The post-war crisis is one of those periods in Italian history that can rightly be called a turning point. Between the end of the First World War and the fascist seizure of power, decisions were either made or not made, and actions were either taken or not taken, that set the country on a fateful course, and that have had repercussions lasting up to the present time. As historians, we return again and again to the basic questions raised by this period. What was the real nature of the breakdown of the liberal regime? Why was it that the fascists were able to succeed in taking control of the state? How do we evaluate the strategy and tactics of those who opposed fascism, as well as the aims of those who aided and abetted it? To be sure, these are familiar, but I believe that with the end of the Cold War and the collapse of communism, we will look at them in a new light and reassess some traditional interpretations. Of central importance to any understanding of these questions is the subject treated by Giovanni Sabatucci in his paper today, the role of the Italian Socialist Party, which in my view he quite rightly considers in its broad political cultural sense rather than in a narrow institutional way, and the post-war crisis. Here was a movement which, despite the great difficulties faced during the war years, had much going for it. As the author reminds us, between the end of the war and 1920, the party acquires great popular support. In the 1919 elections, it triples its seats in parliament, becoming the strongest Italian political party. At the same time, the socialists consolidate their positions in the cooperatives, in the unions, and in local administration. Yet just 2 years later, Mussolini is in power, and the socialist movement is profoundly divided into three marginalized groupings.
After the 1924 elections and the Matteotti affair, the game is more or less up. As Sabatucci so well puts it, at this point, quote, Italian socialism finds itself in the condition of a person who has lost everything and who is compelled to start again from zero. One might well have asked then a question which has often been posed in recent days. What's left of the left? Why did the Italian left find itself so weak and divided? Why was the left unable to mount an effective opposition to fascism? What, in other words, went wrong? In attempting to answer these questions, it is all too easy to play, again to use a recent expression, the blame game. Goodness knows there is plenty of blame to go around. For a long time, depending upon one's political inclinations, it has been open season against one and all. The maximalist can be condemned for stubbornly pursuing a revolutionary dream that flew in the face of reality. The reformists can be criticized for their passivity, for catering to the fantasies of the left, and for failing to assert their autonomy until it was too late. The communists can be criticized for practically everything, for dividing the movement, upsetting the apple cart, and so forth and so on. It is not the least of the virtues of Giovanni Sabatucci's paper that his aim is to understand the socialists of this time, rather than to sit in judgment upon them. Even so, and taking his cue from Angelo Tosca, he is not afraid to focus his attention on the very real mistakes and errors made by the PSI in these years of crisis. I think that it is essential in evaluating the actions of the socialists in this period to keep in mind the international dimension, the broader European context within which the post-war crisis unfolds in Italy. As a result of the war, the old order is everywhere challenged. Revolution is spreading in East and Central Europe and threatens in the West. Grand new ideologies, Leninism, Wilsonianism, offer hope to some and inspire fear in others. Old and new elites strive to recast bourgeois Europe. The war, in other words, has profoundly shattered the European world as a whole, from the Atlantic to the Urals. Then, as well as now, the Italian political system showed a very great sensibility to systemic changes on an international level. I cannot help but think of the enormous impact the end of the Cold War has had on the post-Second World War political system in Italy. There is always a temptation in talking about Italian politics to keep within the echo chamber of the domestic scene. In great moments of crisis and transition, though, after the First World War, after the Second World War, and now after the Cold War, the broader dimension is crucial. As Sabatucci points out, the history of the PSI in this period has to be placed in the broader context of the general crisis and eventual schism of the international workers' movement. The great catalytic event, of course, is the Russian Revolution. Here, he makes some important distinctions. For the maximalists, the Russian Revolution marks a fracture, a real development from the pre-war past. Sabatucci modifies or refines Roberto Vivarelli's emphasis on maximalism as a historical constant. After 1917, maximalism has taken on a new meaning. Revolution has become a real and concrete possibility, at least in Russia. The reformists, too, succumb to the allure of the great October Revolution. They come, in Sabatucci's words, to suffer from a kind of inferiority complex with respect to the maximalists. He sees a reformist delusion, paralleled ironically by the maximalists, which sought, quote, to bring the entire workers' movement on their side and not just a fraction of it. This goes a long way, in his view, and I agree, towards explaining the strategic thinking of the reformists, at least up to 1920 and even later. In looking at post-war Italian socialism in European perspective, I would pose two questions that might be further developed. The first is, how is it exactly that you explain the peculiarity of Italian socialism? In other words, how does the Italian case compare with the cases of the other countries? In other words, I think some kind of comparative dimension would be helpful in assessing the relative strength of the maximalists and the relative weakness of the reformists. Second, and this is a very minor point, but I was intrigued by your mention of Nolte's notion of a European civil war, and I would be curious to know how you might develop the argument with Italian socialism in the picture. If we then turn to the domestic political context faced by the socialist movement in the post-war years, a different series of questions emerges. The great drama experienced by the socialist is played out against the backdrop of the collapse of the liberal regime.
Some of the basic elements of this crisis may have a very familiar ring today. I'm going to exaggerate somewhat for dramatic effect. First, there is the bankruptcy of the political class. The liberal political class was not prepared to deal with the new realities of the country created by the war. Here it's useful to keep in mind a distinction made by Alexander de Grand in his book on the Italian left between the problems of the state and those of the political class. As a result of the war, the state emerges in many respects strengthened, but the parliament, at least, and the old political class have been weakened. Second, there is a virtual explosion of what today we would call protest movements, as well as the emergence or reorganization of new political forces. The ex-combatants, the Popolari, the Nunziani, nationalists, not to mention the fascists. There is therefore a widespread, diffuse, and contradictory popular opposition to the old regime. Third, the moment seemed to have arrived for a great reform, a great change, for a radical change which would bring the political system into line with the new social realities. In the face of this, though, on the one hand, there is a political class which is reluctant to give up its hold on power, and on the other hand, there is a bitterly divided series of opposition forces which do not seem capable of offering any viable alternative. Giovanni Sabatucci's explication of the socialist positions, of the attitudes of the reformists and maximalists towards the state, is exemplary. I would suggest, though, that here again, some sort of comparative dimension, in this case a comparative domestic dimension, would be useful. How, for example, do the interactions with the other political forces shape the socialist strategies? And in particular, the game that is being played by the various components of the political class. Towards the end of the paper, Sabatucci raises what strikes me as a very crucial point. That is, the failure of the Italian Socialist Party to understand the real nature of fascism, or at any rate, the failure to understand fascism until it was too late. As he points out, while the fascists understood Italian socialism perfectly well, many of them beginning with Mussolini having been in the movement, the socialists did not understand fascism and underestimated its force. Why was this so? The question begs, I think, a fuller consideration of socialist culture and mentality, of socialist interpretative categories. These are all terms used in the paper, and I found them highly suggestive. If I understand correctly, there is a distinction met between formal socialist theory and this notion of a socialist mentality culture, or rather mentalities and cultures. In fact, when Professor De Scala mentioned the mystical character of the general strike, and is wondering whether maybe the mysticism might not end up being more revealing than Marx. As Sabatucci shows, the maximalists and the reformists had rather different analyses of fascism. Even so, they both come to the same conclusions about how to respond. Quote, "Hold fast to your principles and wait for the phenomenon to pass before proceeding as before." What was it about socialist political culture that blinded the movement to the realities of the situation in the post-war crisis, to the realities of fascism? Why was it that, and again I'll use another popular phrase, they just didn't get it? I would like to, there was a hint of an answer, I think, in a phrase you use at the end of the paper when you talk about the reinsertion of the party into the realtà nazionale. I would like to push this matter further and suggest that a key to the problem lies with the question of nationalism. Nationalism not so much in the narrow sense of the nationalist movement, but in the broad, diffuse cultural sense in which nationalism had permeated Italian mentalities in different ways and in differing degrees since the end of the 19th century. The intervention crisis, the great sacrifices of the war, alter and intensify this cultural strain. While the fascists were able to connect to this, the socialists were not. I'd like to end by asking what conclusions one might draw from the experiences of the Italian socialist movement during the post-war crisis. Giovanni Sabatucci's answer in this paper strikes me as somewhat harsh and melancholy, yet ultimately a very convincing one. The post-war crisis does indeed mark a turning point in the fortunes of Italian socialism. Nothing would ever be the same again. The socialists, as he argues, paid the highest price of all the Italian political forces, not only in the short, but in the long run.
He writes, even after the liberation, when the PSI once again becomes a protagonist of Italian politics, the party never recovers that rootedness in the society that had constituted its peculiarity and its force during the first 30 years of its history. It is precisely this question of the loss of rootedness, of the weakening connection between the Socialist Party and Italian society, which most intrigues me in this account of the post-war crisis, and which resonates most when I think about the present crisis of the country.